cercando in maniera, diciamo, ingenua, appena c'è stata questa scossa, io stesso ho colpito in maniera molto forte il parametro, come sentite, con un po' di febbre, quindi è stato abbastanza discretamente rilevante rispetto alle altre volte. E quindi giustamente mi stanno riferendo ai Ligi, agli altri, ai collaboratori, che c'è stato un riversarsi in strano per quanto riguarda i cittadini, i ragazzi alle scuole sono usciti. Ho avvertito subito il prefetto, il capo del Consiglio nazionale e quello regionale, con cui abbiamo concordato questa linea che io ho messo nella mia ordinanza di chiusura immediata degli edifici pubblici, tutti, del quarto rettore che partecipa alla riunione, e ho pregato gentilmente di essere qua. E l'indicazione che diamo ora qual è? Che ognuno faccia verifiche puntuali negli edifici di propria competenza. Il comune farà la sua, ringrazio il direttore giuridico di Aero Regionale che ci ha dato la disponibilità del genere civile con alcuni suoi tecnici che collaborano con noi, con il comune per quanto riguarda il rilevamento che sarà effettuato, già partito in realtà, delle eventuali lesioni o ferite che dovessero essere state inferte al corpo di fabbrica degli edifici di natura pubblica. Voglio anche dire che in questo tutti i privati, se possono, facessero altrettanto per vedere perlomeno visivamente, magari dessero indicazioni qui laddove non ci arrivano loro, anche di noi a dare una mano per vedere laddove si dovessero rilevare motivi di difficoltà di natura strutturale, per vedere qual è l'entità del danno che si è verificato. Noi quindi diciamo, oltre a far questo, perché come sapete, ahimè, ancora non c'è una tecnica scientifica che possa rilevare il fenomeno, sa soltanto invitare alla calma, alla serenità, e quindi invitiamo ad esempio i dirigenti scolastici che hanno in questo autorità in materia di approntare, di rivedere i piani per quanto riguarda l'uscita di sicurezza dalle scuole. La stessa cosa vale anche per quanto riguarda gli edifici pubblici, ognuno ha un, in ogni edificio c'è un responsabile della struttura della sicurezza, e quindi ognuno è, diciamo, abilitato ed è autorizzato come seconda norma a rilevare condizioni per le quali ci sia questa forma, diciamo, di atteggiamento abbastanza pagato e sereno, anche se il terremoto crea più di altre cose panico e preoccupazione. Fatto questo, oggi noi ci rivedremo con la stessa formazione di oggi alle 19 per fare riscontro di quello che, diciamo, ognuno ha fatto nel rilevare le cose che riguardano le strutture dell'intera città. Voglio dire che per quanto riguarda il resto, noi oggi pomeriggio, e vi chiedo anche una cortesia alla carta stampata di fare in un modo, diciamo, alle televisioni di fare un po' in maniera adeguata, secondo fotogrammi che siano leggibili dalla gente, perché il dato preoccupante a volte è le persone che sono sole in casa. Quindi noi faremo comunicati attraverso l'app che teniamo per quando ci riguarda direttamente alle persone che hanno fatto richieste, preghiamo di fare richieste ulteriori, vi daremo anche a voi il numero a cui si può scrivere per segnalare attraverso la scrittura, diciamo, orale, scusate le dieci parole, per essere informati sul da farsi, e daremo indicazioni di dov'è l'ammassamento, l'area di attesa per quanto riguarda i cittadini, perché la cosa che possiamo fare è soltanto quella di concentrarci su eventuali fenomeni, diciamo, al ritorno di quello che si è potuto verificare. Io mi rendo conto che la preoccupazione delle persone, il fatto che si è alzato il livello, quindi lo sciame che ha preso dal, come detto, la fascia appenninica, e da noi è passato da 1 e qualcosa a 3,4, 3,6 credo oggi, è ovvio che la gente si preoccupa un po' di più. Questo non possiamo sapere quando lo sciame, perché ancora sono state altre scosse che sono state rilevate nel corso della mattinata, quindi crea problemi, però vuol dire non si può vivere l'incertezza della vita. Da questo punto di vista bisogna approntare tutti gli strumenti, ognuno tenti di guardarsi un po' intorno. Ho detto anche attraverso il nostro capo ufficio stampa del comune, d'intesa con la direzione regionale, di determinare, di utilizzare, far utilizzare, chiedo anche a voi utilizzare questo tipo di
comunicato che fa permanentemente la struttura della protezione civile per dire come si fa eventualmente che succede qualcosa, non mettersi sotto che so, le strutture non siano portanti, eccetera. Insomma, ognuno gli fa la sua parte da questo punto di vista. Per il resto ci vediamo oggi pomeriggio. Siamo rimasti d'accordo che nell'eventualità non è che io chiuda o chiudiamo le scuole domani, noi chiuderemo laddove a rilievo eventualmente emerso e dovesse esserci in alcuni edifici dei rilievi abbastanza gravi e seri, quell'edificio sarà chiuso. Per il resto non è che possiamo chiudere in maniera come dire, dilatata e universale, perché diventa veramente una cosa inquietante e molto difficile e complicata. Però è ovvio, riterrete con me, che laddove ci fossero rilievi che vengono fuori, questo vale per le scuole pubbliche, quelle private, ecco, anche quelle private, diciamo a tutti, a tutte le strutture pubbliche, e fate ognuno facesse i rilievi del caso, laddove ci fosse un riscontro, ahimè, negativo, evidentemente bisogna prendere delle conseguenziali misure per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e dei cittadini e delle città di nostra città. Con questo l'appuntamento è 19, vi faremo un telecomunicato del 450, sempre. Siamo in contatto anche, diciamo, telefonico, abbiamo parlato con il direttore giuridico della protezione civile, come ho parlato, ho detto prima, con stamattina stesso, dopo le scosse, con il direttore della protezione civile nazionale. Voglio ringraziare entrambi per la celerità, per la solerzia, per il modo con il quale, insomma, seguono, non solo da noi, per la verità, per tutti i dati, ma in questo caso loro seguono la nostra vicenda e quindi ci dicono diteci, chiamateci, laddove ci dovesse essere problemi. Siamo disponibili per un tipo di evenienza, da suggerimenti, indicazioni, e questi suggerimenti e queste indicazioni che ho dato sono quelli che provengono dal fatto che assieme abbiamo concertato questo tipo di misure, che sono le uniche possibili del caso, altre non ce ne sono, con molta franchezza. Quindi sindaco, solo oggi c'è l'ordinanza di chiusura, per domani si vedrà stasera dopo gli accertamenti che avete fatto, e non è escluso che possa reagire edificio per edificio, quindi non è detto che ci sia una generalizzazione anche per domani. È così, assolutamente. Così. Vabbè. Gli daremo la mappatura dove poi dire dove indicazioni, cioè stasera diciamo i luoghi attesi cittadini a dove dovesse essere, dove devono